Essendo che il video dura troppo, vi regalerò questa intro tipo di 30 secondi. Ho fatto un prank a Martina. Sì. Ho fatto finta di essermi innamorata di lei e lei ci è cascata con tutte le scarpe. Sì. Però non voglio spoilerare, quindi vi lascio al video e noi ci vediamo alla fine. Fra, stai avvenendo in casetta? È urgente? Sì, cioè sì, diciamo, ti devo parlare. Vabbè, sta arrivando. Ok, ciao. Martì? Fra, stavo a fare un TikTok. Sei arrivata alla velocità della luce. Ma perché stavo qua fuori a fare TikTok? Ah, ok, e non potevi entrare tipo subito? Evidentemente no. Vabbè. T'a posto? Potrebbe andare meglio. Perché? Sto litigando con un amico mio, tu non lo conosci. Ok, no, perché ti devo fare un discorso, quindi. Discorso del tipo? Più o meno. Boh, ti devo parlare di una cosa. Cioè, è una roba mia. Vabbè. Aspetta, finisco di fare sta cosa prima. Non posso aspettare tipo, che ne so, 5 minuti. No, devi tipo di meno. No, ti ho chiamato per parlare. Ok, ci sono, vai. Vabbè, se mi fai la scazzata e mi lanci il telefono, cioè. No, ok, guarda, l'appoggio, vai, dimmi. No, davvero, sciala. Tanto mi stai solo rovinando la giornata, vai. Allora, è un discorso un po' particolare, no? Quindi seriamente mi dici, cioè, mi prendi sul serio. Non devo ridere? Se ridi sarebbe un po'. Va bene, dai. Sarebbe un po' brutto. Non sarà difficile. Vabbè, fra, calmati, però, cioè, stai già agitato, mi stai dicendo, dai, muoviti, veloce. Scusa, ma sei seria? Ma sei ridere da sola? Ma Sono venuta qua mentre stavo a fare TikTok. però stai qua fuori, non è che stavi Ho a. capito, però stavo a fare TikTok. Che c'entra? Devo fare un discorso, ma No, ok, vai. vabbè, non è finito. Ho finito. Ok. Allora, è un discorso un po' particolare, no? Perché, cioè, più che altro non so come affrontarlo almeno con te. Quelli del team, cioè, tutto quanto, Dani, Giorgio, bla bla, non gli ho parlato. È una roba che sto parlando adesso con te, Che onore. Ho tipo l'esclusiva. Che onore! No, vabbè. Comunque sì, cioè, uno lo sarà vloggato, gli ho detto, oh, c'è la casetta libera, andiamo a parlare con Martino. Perché ogni volta ci vediamo sempre qua, quindi. Infatti. Vabbè, mi viene un po' da ridere perché, cioè, non so veramente come dirtelo. Però, cioè, visto che comunque si giorni, H settimane, H periodo, stiamo uscendo di più, no? Vabbè, certo. Ok. Quindi mi sto affezionando di più a te e tutto. No, vabbè, anch'io se ti voglio bene, diciamo, Ti voglio bene. Lo so che è strano volersi bene. Capisco Mamma mia. che l'amore per te non. No, vabbè, comunque niente. E quindi ho capito, cioè in arco di questo periodo che è passato, che cioè il sentimento è grande, giusto? Cosa vuol dire, Silvia? Scusa. Cioè che il sentimento è grande, che si sta espandendo. Cioè che mi sto affezionando di più a te. Grazie. Mi fa pe cioè, nel senso, anch'io, Grazie. Cosa? uscendo, ci siamo conosciute meglio, anch'io mi sono più affezionata a te, cioè, Sì. certo. È ovvio, cioè, per Però come ogni roba c'è un però. Non me. Cioè? lo so! C'è che. Non lo so! Parli tu, è tranquillo, non è che te magno. Però, cioè, nel senso. Cioè, quando un rapporto comunque diventa più grande, Sì. ok? Come succede molte volte in amicizia. Uno si lega di più all'altro. Sì. Grazie. Ma uno si lega di più all'altro. Quindi prova qualcosa di più dell'altro. C'è?
sta a fare TikTok. No! No, però niente questo. Cioè che sento di provare qualcosa di più forte. Aspetta, non, perché non vorrei fraintendere. In amicizia. Sì. Cioè, ah, vabbè. Cioè. E qual è il problema? Cioè, sì, però dall'amicizia poi ho capito che in realtà. Cioè, c'è altro. Silvia. No, non sto scherzando, devo. Te lo giuro, te lo giuro! È un prank! No, no, fidati, te lo giuro, guardami. Te lo giuro, non sto scherzando. Stai ridendo? No, guardami. Ok, stai ridendo io però. Stai ridendo da sola. Ti sto facendo un discorso e mi stai ridendo in faccia. No, ok, scusa. No, seriamente era questo. Basta. Cioè, tu mi stai a dire che... No, fra, fra, aspetta. No, allora dimmi, dimmi che hai capito. Può darsi che hai capito male? Che tu ti sei più affezionata a me. In amicizia. Però dall'amicizia c'è un sentimento più forte dopo, no? Ma fra, non mi sbarrare gli occhi, manco ti stessi facendo vedere chissà cosa, eh. Cioè, ti sto dicendo una cosa mia. No, no, lo capisco, fra, davvero. Ma, cioè, nel senso, che capisci, è strano, non so come reagire. Tu che cosa hai capito? Che è successo? Dai, cioè, vai. Mi è successo? Che cosa? Che una persona ti espone i suoi sentimenti, cavoli! Che comunque una ragazza, esatto, esponesse, diciamo. Esatto, perché poi, come già sai, cioè sono etero 100%. Però, non lo so, è stato stranissimo perché ho sentito questa cosa e ho fatto... Oh. Cioè, tu pensi di non essere etero? No! Cioè, perché no, ho sentito questa cosa per te e ho detto, cazzarola! Ho detto... Ah. E infatti con l'arco del tempo comunque che sta passando, che siamo uscite, eccetera, eccetera, l'ho capito meglio, cioè ho detto... Ah. Cioè, tu mi stai dicendo che sei praticamente bisex. Sì, sì. Cioè, ipoteticamente sì. Ah. Però la roba è che, cioè, io avevo paura semplicemente di rovinare il rapporto, quindi... Allora, devi stare tranquilla in questo. Cioè, non vorrei che ci fosse poi un distacco. Non ci sarà assolutamente nessun distacco, però, cioè, capisci anche che io sono etero e la cosa, sì, certo, non ma è cambiata. Cioè, questa cosa la capisco, No, la comprendo 100%, cioè non ti ho mai, cioè non era lo scopo di questa chiacchierata di chiederti chissà cosa, era soltanto per dirti... No, che... ma mi sembra giusto, comunque io non ho niente contro chi fa parte della LGBT, quindi non ti devi preoccupare di questo, però, cioè in amicizia, lo capisco, okay. Cioè, ma io quello che lo capisco che è super cringe adesso, è super... Po'... imbarazzante questo momento. Cioè, capisci, non me l'aspettavo. Comunque io lo sai quanto ci tengo a te, anche se non te lo faccio capire. Eh beh, ogni volta mi insulti. Ma dai, è il nostro gioco alla fine. Cioè, io dico che sono fallita, però lo penso. Però lo pensi. No, però davvero non cambierà niente nella nostra amicizia, okay. Però appunto, cioè, sono contenta per questo. Cioè, perché veramente non mi va di perderti. No, no. Quindi, oddio. Basta questo, cioè non credo ci sia chissà cosa di scioccante in questa roba che senti. Cioè mi fa proprio strano, te lo giuro, non ho niente contro, però ti fa proprio strano. Nel senso, non me lo aspettavo, capito? Ma che vuol dire ti fa strano? Che... Cioè, scusami, io mi ci gioco tutto che se ti veniva tipo Daniele a dirti una roba così, avessi fatto e basta. Invece, che strano! No, aspetta, perché mi fai passare come un'omofoba, non è così. Beh, dopo che mi hai riso in faccia. Ma quello stavo ridendo per altri motivi. Tutti in testa tua ce l'hai. Fra, non sono omofoba, te lo giuro, io ho tantissimi amici che... senti che ha detto, sempre la stessa cosa si dicono tutti, Oh, ti so a far vedere quelli che mi dicono su Instagram. Io non ho davvero niente contro la gente che fa parte della LGBT, solo che comunque mi fa strano il fatto che tu hai detto che... da un po' provi qualcosa. Esatto. E questa è una cosa che mi fa strano, perché dico, oh mio Dio, perché non me ne sono mai accorta? Cioè, perché mi sento dovresti stupida. Accorgertene? Cioè, non te l'ho mai fatto vedere, non è che sono lì tipo... Però di solito un po' si nota, io invece sono un po' stupida. Vabbè, comunque davvero, tranquilla.
Assolutamente, sarebbe stato questo discorso, mi sarei tipo preparata un po'. Beh, sei arrivata tutta incazzata col telefono sbattendolo, dicendo. Sì. Poi ti spiego perché. Non da. Un abbraccione in amicizia. Un abbraccione in amicizia. Non che sei schifata. No! Mi odi. No, non è vero! Mm-hmm. Dai, abbracciami, vieni qua. No, mi odi. Ok, non mi abbracciare. Ma sei normale? Ma no. Mi devi di altro? No. Vabbè. Che ti devo dire ancora? Ti ho chiesto un abbraccio, ecco tu. Io stavo a giocare. Dai, no, seriamente, ma a parte gli scherzi, lo sai che ti voglio bene. Che c'è? Non lo so, sei così poco sincera, cioè ti vedo e faccio. Bah. Dai. Ti ho chiesto un abbraccio e mi hai fatto. Ti ho visto. Dai, stavo a giocare. Davvero? Ok, e poi te ne stai andando. Ma è il nostro gioco, non mi hai mai chiesto un abbraccio, capito? Ma è proprio il nostro gioco, ma okay. Certo che te lo dà un abbraccio. Vieni qua. Ora posso tornare a fare i tic-tac? Sì. Ah, aspetta, ma... cioè aspetta, c'era un'altra roba però. Seria, ci metti in dai, perché dopo lo so che sparisce tutto. Ok, era uno scherzo. Che cosa hai detto? È uno scherzo. In mezzo ai televisori c'è la telecamera. No, fra! Fra! No! Ti sei mostrata la peggio omofoba davanti a tutti! No, senti, in questo no, non sono omofoba. Sono palesemente bra. No, non è vero. Dai, non è vero. Mi hai schifato così tanto. No, sei fra. Odiosa. Fra. Odiosa. Fra, no, aspetta. Vai, vai, riflettici. Ah, a posto. Adesso no, puoi anche tornare a fare i tuoi stupidi TikTok. No, fra, un attimo. Cioè, comunque non si fa così. Fra, non è che ti ho detto chissà cosa. Cioè, ok, ti ho fatto un bel discorso. Convincente. No, sì, porca miseria. Ma ho chiesto la braccia. Mi hai schifata. Fra, è il nostro gioco. Ma vedi là in mezzo al televisore che non mi sta dietro. No, vabbè. Fra, te l'ho incastrato in mezzo al televisore. Cioè, ma non si vede per niente. Perché è nera, quindi non hai visto nulla. Io ho fatto ti prego, fai che non lo veda. Ok. No, perché ta, 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 cioè vinto. Così magari mi fai ho pure passato. No, però te lo meriti. Regà, io vi giuro, no, non sono mi hai schifato. Ma perché è il nostro gioco, lo facciamo. Ma che niente. Vuol dire? Ti ho fatto un discorso della Madonna per dirti tutto questo e tu vabbè, e poi te ne stavi andando così. Ho capito, fra, cioè scusami, mi hai lasciato un attimo. Che cosa faccio ora? No, però dai. Tu ridi. Ho vinto. Hai vinto. Se prima stavo scazzata, figurati ora, eh sì. Vabbè, senti, io mi vado a fare TikTok. Beh, non stavo dicendo. No, no, oh, oh. Dai, seria. Te sei, devi dare. Ma bravo, sei tornata. Ma bravo, sei tornata. Ma sei normale. Ma sei normale. Ma vieni. Ma sei normale, no? Ma ti svegli! No, ma scollati! Collati! Seria, scollati! Basta, accanna! Lasciami stare! Sei normale, oh! Ma che cazzo! Bene, ragazzi, spero che questo video... Ma ancora stai registrando! Spero che questo video vi sia piaciuto in qualche modo, mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti altri prank da fare a Martina o ad altre persone, quindi tutti quanti i consigli qui sotto nei commenti. Mi raccomando, trovate qui sotto in descrizione tutti i link e i miei social network, link qui sotto in descrizione. Martina, che cosa vuoi dire come ultimo saluto? Io addio, c'è! Detto questo, niente, io vi saluto, vi ringrazio, Forza Roma! Abbassa la Lazio, dovevi dire, faceva rima!